c'è una classifica che sta a significare quello che purtroppo ancora sempre solo in questo paese continuiamo a identificare come l'unica cosa che conta, il risultato. E il risultato quando non arriva, e se non hai intrapreso un percorso giusto, non hai né risultato e né un appiglio su cui costruire. E l'Atalanta rinnova facendo risultati, lanciando ragazzi, perché ragazzi adesso vi dico questo, Højlund continua a segnare, è un ragazzo fortissimo, speciale o così. Ma io ti dico una cosa, Scalvini sarà richiesto da tutti i club d'Europa. Vero? Non d'Italia, d'Europa. Cop Miners. Ma Scalvini un 2003, cioè l'Atalanta Lookman a tre punti dalla Juve, cioè con Højlund e Scalvini, senza aver avuto Palomino, avendo ceduto tutti quei giocatori che sappiamo, con problemi comunque anche legati agli infortuni. Cioè, loro giocano qua adesso con un terzino sinistro a quattro partite, che è Ruggeri, che è un ragazzino, ecco, anche lui. Allora io questo voglio dire, allora davanti all'assenza dei risultati non puoi non cercare di cambiare percorso. Sai perché? Perché il Napoli ti rivela, l'Atalanta ti rivela, cioè queste squadre qua ti mettono nudo, e Real Sociedad ti rivela, e il Brighton ti rivela. Il Brighton domina il Liverpool semplicemente con la forza del rispetto del gioco. Non c'ha niente il Brighton. Io ve lo dico ragazzi, se tu prendi McAllister e Caicedo, che sono i giocatori più importanti, chiaro, il Brighton è figlio del lavoro, è figlio dell'idea, è figlio del coraggio, è figlio del ritmo, e della passione. Ti dico passione. Di più, Lele, il giocatore più rappresentativo negli ultimi tre anni, lo sai chi è stato? Quello che ha messo fuori. Trossard, che ha fatto un po' di casino in settimana. Ha fatto un casino il suo agente, ha parlato, perfetto, voglio andare, non voglio andare, eccetera. De Zerbi ha detto, vieni, via. Loro continuano a vincere. Continua Marsh, le ultime 5 partite ha fatto 6 gol. Caicedo in mezzo al campo lo vuole in mezzo Europa. McAllister lo vediamo. Sono tutti ha detto a Trossard, Trossard fai casino, vuoi andare via, perfetto. Per ora sei fuori. Poi ne riparliamo. È settimo in classifica nel campionato più bello e difficile del mondo. È l'allenatore che ha sostituito col Chelsea. Sta facendo un disastro. No. Esatto. Allora ragazzi, ok i soldi, ok gli investimenti, ok i nomi, ok lo status, ma il calcio è sempre un gioco che quando tu vai in campo e ti devi confrontare, ci devi mettere cuore, ci devi mettere testa, ci devi mettere gambe, ci devi mettere ritmo, ci devi mettere passione, ci devi mettere condivisione, perché sennò oggi come oggi l'Atalanta ti imbarazza, il Brighton ti mette in difficoltà. Questo è, non c'è alternativa. L'Arsenal di Arteta no, sta insegnando alle potenze che con le idee e alcuni ragazzi che semplicemente vengono messi in campo con ordine e coraggio, ribaltano le gerarchie nel campionato più complicato e difficile del mondo, ma un campionato dove non si compete, cioè in teoria in quel campionato lì, come tu cominci, batti il fischio d'inizio della prima partita, se ti va bene arrivi quinto, ragazzi, perché davanti a certi nomi e certe gerarchie no, è difficile ribaltarle. Assolutamente. Cioè, se tu vai a vedere in che ti ha, ma anche ti ha, sarà il centesimo attaccante del mondo. Vero? Ha fatto il centravanti dell'Arsenal. Allora, e come lo fa? I ragazzi come Martinelli, Odegaard, tutti questi qua, cioè, però sono tutti calciatori messi in campo in un sistema condiviso e offensivo. Allora ieri ero in trasmissione e mi messaggia Antonio e mi dice esattamente questa cosa qua. Lele, te lo dico, appena puoi guarda il primo tempo dell'Arsenal. Con Conte. Non è che mi dice... Incredibile. Adesso, mi dice adesso vediamo il secondo tempo. Lui gioca in casa del Tottenham contro Conte, e Conte bene o male o in una fase o in un'altra mentalizza i giocatori e meccanizza i movimenti, sa come uscirne fuori anche con una squadra in salute. Vero, mi dice verissimo. Io non l'ho mai visto così Conte. Allora vero? Io cosa faccio? Devo lavorare stamattina in treno, treno ore 7:30 Italo da Roma Termini, la prima cosa che faccio alle ore 7:30 guardo il primo tempo dell'Arsenal. Ti ho detto qualcosa di errato? Io ho subito fatto un tweet e ho detto Arsenal Tottenham, il North London Derby, descrizione del primo tempo, la perfezione. Sì, Bobo, tu sai Conte che ti trova sempre i punti deboli. Giocavano i difensori, gente di 20 anni, coi piedi sulla metà campo, la palla viaggiava che era come se uno ti avesse calciato in faccia. Si passavano la palla a una velocità, stoppavano, giocavano. Attenzione, andavano a pressare su Lloris e i due centrali,
ma quando andavano, non come Rabiot poverino a Napoli, che va, sono già in 10 sotto nella palla e lui quando va si guarda dietro come per dire dove siete? Sto andando troppo avanti però negli ultimi 30 metri loro andavano sparati come lanciati da una fionda. I centrali erano oltre nel metà campo, cioè che uno deve dire guarda che nel metà campo è fuori gioco, gioca che stai di qua. Impressionante. Camel li hanno distrutti, poi hanno preso un palo Partey, Thomas Partey. Io le ho scritto a Lele, Lele, ma davvero, Conte può piacerti o meno, però lui è sempre organizzato, ben messo, ti trova sempre l'uscita giusta. Ho detto Lele, guarda la partita, non ho mai visto una squadra di Conte così in grande difficoltà. Il primo tempo in casa del Tottenham poteva stare 5-0. Una cosa incredibile. 5-0. Una cosa incredibile. Quello cosa significa? Quanto sono più 9 Anto dal City, più 8. 8. Sì. 8. Però Bobo, c'è un problema che devo ricordare. Quest'anno l'Arsenal, sai chi ha acquistato? Nessuno. Ripeto Bobo, nessuno. Cioè, a lui non ha preso nessuno. Bobo, i titolari era Gabriel Jesus, fatto male, gioca anche Tia. Odegaard c'era già da 2 anni. A destra gioca Bukayo Saka che è da 2 anni. A sinistra Martinelli, giovane che quando è arrivato lui l'ha fatto, è da 2 anni che è lì. In mezzo Thomas Partey l'ha comprato 2 anni fa, non l'anno scorso. Quando lui arriva 2 anni fa, Thomas Partey e Saka che è da 5 anni. Shaka acquistata bella probabilmente immagine. Immagini da fuori ha acquistato uno a parametro zero, Zinchenko, quello del City, sì, che non giocava, che lui lo conosceva molto bene, adesso da poco, bravissimo, che era mezzo infortunato, il portiere sempre quello, i due centrali Gabriel e mi sfugge Saliba. E Saliba ed è andato destro che... a Ben White, ma sono quelli, hai capito che non è la squadra, è quella, che l'anno scorso era quasi a rischio Arteta col lavoro, bravissimo. Ma ragazzi, allora cioè, da quindi l'Arsenal è questo, il Brighton che batte il Liverpool ha appena preso Gakpo, no, ha detto 40 che, milioni, ha detto Klopp che ha preso una fiammata dal Brighton, dice allora noi la peggior partita, ma loro partita incredibile, devastanti, ma ho visto gli highlights, sì, gli highlights della fiammata. Bobo gioca bene, no, questo, coraggio. Questo adesso abbiamo un po', però giustamente Antonio parla della Real Società, si potrebbe parlare del Villarreal di chi che se tiene, che è comunque avanti in classifica. Cioè, e Newcastle terza, cos'è? La più difficile è l'Arsenal. Perché vince il campionato in Inghilterra comunque, perché c'hai Chelsea che spende l'impossibile, lo United che spende l'impossibile, vero? Il City che spende l'impossibile, che ha preso l'attaccante più forte, cioè, che c'è, questi, ma hanno soldi veri, eh? Il Liverpool che c'è una squadra della Madonna. Bobo, chi sta facendo bene? Le idee è il Newcastle, bravissimo, l'Arsenal e il Newcastle. L'unico acquisto che loro hanno fatto è rientrato adesso, che poi ha fatto anche Goldman Isaac dalla Real Sociedad, che gli era tutta la Real Sociedad, Newcastle. Esatto, che ha fatto anche gol domenica. E sono la squadra più ricca del mondo, ma fanno le cose giuste, eh? Ma giustamente. Sì. Bobo, perché sono le idee. Perché come dico sempre, in Inghilterra hanno cominciato a crescere quando non hanno solo comprato i giocatori, ma anche le idee. Le idee te le danno gli allenatori. Cioè, io sono convinto che da Wenger in poi hanno iniziato. In sintonia con i manager, ok? Selezioni bene. Wenger ha aperto la strada. Ma questo era per dire, ragazzi, un po' per prendere esempio su come andrebbero fatte le cose. Chiaramente nel nostro campionato, che è un campionato inferiore, c'è il Napoli che vale quelle squadre che abbiamo detto. Cosa ci trasmette Camel in Napoli? Gioco. Si capisce che l'allenatore lavora, perché tutto il mondo guarda il Napoli, vero? Tutto il mondo, cioè vuol dire City, United, Chelsea, Arsenal, Real, Barça, Bayern, Liverpool, tutti guardano il Napoli, vero? Perché quel Napoli quest'anno prende le fiammate vere, eh? Il Napoli gioca a calcio, perché io ho detto stamattina, ho fatto un'intervista, ho detto il Napoli batte la Juve, fa 5 gol, ma non è, tutte le squadre possono fare una domenica dove fanno 5 gol, chiaro, no? Fai 2 tiri e fai 5 gol, ma loro li possono fare tutte le partite. Napoli, il Napoli ha fatto 90 minuti, ha dominato 90 minuti. Poi puoi fare 3 gol, 5 gol, 2 gol. Puoi anche perdere. È la partita che fai. Il Napoli tutto l'anno che gioca così. Certo. Ha preso una fiammata con l'Inter, non gli interessa. Li ha ripreso a giocare, certo. E gioca bene. E gli ha dato una rumba venerdì alla Juventus, che come rosa è più forte. È più forte. Però il Napoli cosa c'ha? Idee, allenatore e giocano a calcio. Vero. Giocano a calcio. Bobo, bravo. Tu hai detto una roba importante. Una roba importante. Tu non hai detto... c'hai i giocatori più forti. Non l'hai detto.
perché i giocatori più forti ce l'ha l'Inter e la Juve. Tu hai detto le idee, sì. L'allenatore e fa calcio. Non hai detto i giocatori, perché è facile quando tu hai Xavi, Iniesta, Messi, eccetera, eccetera. Lì lui sta facendo un qualcosa di unico con dei giocatori che Lele l'altro giorno, venerdì, ha analizzato. Sì. 4 giocatori hanno fatto il mondiale e l'anno scorso sono andati via 6 titolari. 6, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Goulam. Cazzo. Sono andati via questi, Bobo. E questo ti ritrovi a giocare con Anguissa, che da quando non giocava in Serie B, quando è arrivato Lobotka. Lobotka. È da 3 anni che era lì. Lobotka è come Xavi, sbaglia un passaggio ogni 6-7 partite. Poi non stai a speculare, cioè la mentalità anche ha dato. Sei 1-0 con la Juve e continui. Non al contrario. E poi? Io quando guardavo Napoli-Juve, sì, dico, caro, speriamo che segni il Napoli per primo, perché così continueremo a vedere una bella partita. Perché secondo me, nella mia testa, se la Juve passava in vantaggio... Era finita! Rischiava che la partita portava a casa la Juve. E poi, ragazzi, per concludere, che a me piace sempre un tema a noi caro, perché facciamo questo, ci occupiamo di questo, poi c'è la comunicazione, cioè lo spiegato di quello preparato. Perché è per questi qua fuori che vengono questi ragazzi. Lo spiegato di quello preparato è quello che avvicina la gente anche alla comprensione. Uno può fare una domanda e dire, ma però non è solo calcio palleggiato, è calcio in verticale, tutti questi termini un po' di oggi, no? Verticale, verticale. E lui cosa dice? Noi giochiamo a calcio, orizzontale, verticale. Ho messo via il gol di Elmas ieri, 19 tocchi prima del tiro. Quindi il tiki-tac esiste, chiamalo come vuoi, esiste. Quindi non è cosa fai e quando lo fai. Il Napoli fa tutto quando serve. Chiaro. Quindi se c'è da andare con la palla a memoria su Osimhen, ci si va. Vanno. Ma perché ci si va? Perché si prepara allargando con gli inserimenti i braccetti, si prepara l'uno contro uno con Bremer, ma si prepara. Allora io ci vado diretto. Oppure... la Juventus sta troppo bassa, tengo la palla. Chiaro. Si alza, gli vado oltre, ma è tutto gioco. Allora lui dice, ma noi siamo questi, noi dobbiamo giocare a calcio, noi se andiamo sui contrasti perdiamo dalla Juve. Chiaro. Dice, perché se facciamo il gioco loro, gioco che è lotta libera, torniamo lì al tavolo dove eravamo prima, parliamo di pugilato, di Rocky Marciano e di Mohamed Ali, parliamo, chiaro, di pugilato. Dice, invece essendo calcio questo, cosa fa? La porto nella strada che io alleno e ve lo dico come alleno. Quindi Anguissa mettersi tra le linee, alzo i terzini, ci siamo? Lobotka va in mezzo ai centrali. Questo è, ragazzi, secondo me è stata un'esibizione, non una partita di calcio, è stata un'esibizione, c'è stata la spiegazione dell'esibizione, il massimo, vero, vero, assolutamente d'accordo. E quindi così devo dire che, chiudendo su venerdì sera, è stata una svolta importante per il nostro campionato. Ovviamente adesso andiamo avanti perché ci sono tante cose ancora da fare, tante partite, ci sono le coppe. Ah, il Napoli, come hai detto tu, il Napoli punta ad andare avanti anche in coppa, Forza. Gioca con l'Eintracht Francoforte. Il Napoli punta ad andare avanti anche in coppa, Assolutamente. È normale che poi sulla carta Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, City sono più forti. Però loro non speculano. Vediamo, io contro di te. Se te sei più bravo e sei più forte, vinci e mi dai una rumba. Altrimenti ti porta per le lunghe. Va bene, ragazzi, allora noi dobbiamo, prima di parlare del sabato e della domenica calcistica, dobbiamo come sempre ringraziare eBay. Grandi! Perché eBay, anzi, grande eBay, ho dovuto trovare Vito Pato, come sempre, sempre presente, uno di noi. Vito è il numero uno. Sì, ma Vito è il numero uno e lo conosci te. La pubblicità la fanno loro due e io Big Nude. Però no, andiamo avanti, va bene, eBay, grande eBay, sei il numero uno. Dato da eBay, guarda che grande eBay, grande. Vi ricordate, ragazzi, quando eravamo a Bobo TV speciale Qatar, che a un certo punto, verso la quinta o sesta puntata, Antonio lanciò uno slogan? Ebbene sì, lo slogan è sulle magliette. Prendile in mano, falla vedere se è possibile. Perché ciao share, mamma mia, ciao share è figo, eccole qua, vedi te, i colori gialli e rossi, poi ci sono le belle copolette, ci sono le copolette, le borracce, tutto il merchandising, vediamo, le tazze. Allora aspetta, ragazzi, c'è un problema qui invece
manca il dente. E lì manca il dente, visto? Qua invece il dente l'hanno messo, siamo andati al dentista, poi ancora no. Però ragazzi, Ipe, grazie. Aspetta. Quindi chi vuole comprare la roba della Bobo TV, andate su eBay. eBay. C'è di tutto. Poi dopo vi teniamo sempre al corrente sulle novità, e cammeli, modelli, sì, cambiano, invernali, estivi, primaverili. Poi ci sono le cose, le bottigliette lì. Le borracce. Per giocare a padel è perfetto questo. Bello. Qua. E carichiamo. Io metto l'acqua, qualcuno mette il gin tonic. A teatro. Non sto dicendo niente a te, eh. Quindi grazie Vito, grazie eBay, bella questa collaborazione che va avanti, andrà avanti ancora per tanto tempo. Comunque la tua pubblicità è bella, voi due tutti i giorni, eh? Tutti i giorni. A me piace anche il colore, è bello, è perché bello. È un po' sì, perché anche buio, 70. No? Sì, sì, eravamo in questo posto, è un po' buio. E siamo stati dentro, era mattina, però essendo in un bar lo capiamo, noi ci capiamo, noi ci capiamo, la mattina è già sera, tu parli di Caracas, c'è la gente che questa parte, ma la mattina crediamo la situazione, abbiamo ricominciato, c'era questo film retro, hai visto com'era? No, è bello, sbagliavo le battute, addio. Sembra un bando, mi giravo, ho sbagliato. Ancora aveva che pensare, scuola. I dubbi non ce li devi avere, è certezza lì, lo sappiamo com'è. Ci siamo divertiti, ma soprattutto è bello questo sodalizio. No, ma io veramente, ragazzi, Lele, tu sei al parco contento e felice. Io quello che Ciccio Bello ha fatto, ragazzi, io ti dico la sincera verità. Dimmi una cosa, sei felice anche tu? Stai bene? Ti dico, allora, quasi la... quasi, se voi mi invitate in trasmissione io vengo. E i bambini di là dal vetro. Bello. Le nostre famiglie, i nostri amici. Bello. Se voi mi invitate ogni volta, io vengo quando voi mi dite. Quando vuoi. Ma voi me lo dovete dire. Mail. Bello, guarda, bellissimo. Guarda come sta. Cioè, va decollando. Lo sta qui. Ma che l'ha non mi muovo. Sì. Gamba cavallata. Bello. Ragazzi, andiamo avanti. Passiamo al sabato calcistico.